Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Questo video oggi è uno speciale perché vorrei dirvi due premesse. La prima è che ammiro veramente con tutto il cuore tutte quelle persone che riescono a truccarsi con i capelli sciolti. Cioè io se non mi levo i capelli, come se stessi per fare le pulizie generali di tutta la casa, non mi so truccare. Quindi io le ammiro, le invidio anche un po', devo dire, perché vorrei saperlo fare anch'io. Spero di arrivarci un giorno a sapermi truccare con le mollettine di Satana che ho qui, ve le faccio vedere, guardate. Ve le faccio proprio vedere, eccole, come le volete. Io le ho comprate proprio, le ho comprate perché ho pensato. Saranno magiche, saranno come le volete, nere, rosa, una nera e una rosa. Ok, partiamo da questo presupposto. C'è anche da dire un'altra cosa, che io ho visto le content creator che seguo e da cui ho imparato tutto, quindi proprio le ammiro, mi piacciono, che hanno queste pieghe impeccabili. I miei capelli sono così. Andate, siete liberi, fate quello che volete, andate dove volete. A parte il fatto che con queste mollettine di Satana qua, queste sono le mollettine di Satana, che quando tu le metti, tu io, quando io le metto nei miei capelli, volano, volano, non si sembrano delle ali. E a parte questo, quando le tolgo, mi strappano 20 capelli per lato. Quindi io le mollettine di Satana, anche no, grazie. Lo so che non è coreografico avere i capelli legati. Lo so, mi dispiace, vi chiedo scusa già da ora. Se non vi chiudete gli occhi, ecco, se non vi piacciono, se non vi piace guardarmi con i capelli, chiudete gli occhi, ascoltate la musica e immaginate come mi trucco nel frattempo. Quindi questa è la prima premessa. Vi chiedo già, diciamo, mi dispiace, ma io ho bisogno di legarmi i capelli. La seconda premessa è che io non sono multitasking. Non sono multitasking. Quindi o parlo o mi trucco. Se parlo mentre mi trucco, quello che viene fuori è... Aspettate. Ho la giacca sì in casa perché sento freddo. Ora ve lo faccio vedere. Qua c'è un bordello che non sta appoggiando. Queste sono. Parlo mentre mi trucco, quello che viene fuori è questo o qualcosa del genere. Perché io quando mi trucco, diciamo che si mette in atto la parte creativa del mio cervello e quella razionale si spegne. Ora potrei anche truccarmi, potrebbe anche venire fuori un trucco decente se io parlo mentre mi trucco. Ma non collegando il cervello alla bocca potrei sparare un sacco di minchiate e io onestamente non vorrei farmi bannare il canale da YouTube, anzi vorrei monetizzarlo, motivo per cui io in questo momento sto parlando, perché per fare le visualizzazioni bisogna parlare, cioè per avere le visualizzazioni, l'ho capito, alla fine dopo un anno e mezzo l'ho capito, bisogna parlare. A parte un video. Che veramente questi sono i misteri di YouTube, perché c'è un video che io ho fatto su un prodotto che è sconosciuto. Cioè io questo prodotto l'ho trovato per caso perché ne stavo cercando un altro. Non l'ho mai visto in alcun video, non l'ho, sì, solo nei siti, diciamo, in due siti,
Ma ripeto, l'ho visto perché io stavo cercando un altro prodotto, quindi poi a un certo punto l'ho comprato, l'ho provato, ho fatto questo video scrivendo la mia review su questo prodotto, quindi io non comparivo in video. Eppure questo video di questo prodotto sconosciuto ha fatto 8 volte le visualizzazioni che hanno fatto tutti i miei video messi insieme in tutto questo tempo. Non si capisce, questi sono i misteri di YouTube. Che poi, a parte il fatto che sì, mi trucco parlo, mi sono accorta e le battute mi vengono mentre edito il video. Cioè, mentre io mi guardo truccarmi e guardo le minchiate che faccio, mi vengono le battute. Cosa che invece non posso fare mentre mi riprendo mentre mi trucco, perché come faccio? Mi trucco, guardo, cioè, non si può fare, no? Quella è una cosa che viene fatta dopo. Tu ti registri, no? Poi ti guardi, dici, guarda, che minchia che ho fatto qua, beh, qua, dai, veramente, no? E parte la battuta, quindi è anche una cosa che viene dopo, non durante, ecco. Il durante, il cervello è impegnato a fare altro nel mio durante, ognuno poi. Quindi io pensavo, viste le due premesse, io pensavo, se voi siete d'accordo, no? Che io arrivo, ci salutiamo, ah, come state, che avete fatto questa settimana, ci sono novità, cioè ci raccontiamo un po'. Poi mi trucco in assoluto silenzio. Vabbè, tranne magari, che ne so, vi posso dire, mi piace questo prodotto, utilizzo questo e basta. Proprio una frase breve breve tra un passaggio e l'altro. E poi alla fine del video vi dico le mie considerazioni, così magari, diciamo, c'è uno e l'altro, nel senso che io riesco a mettere su un make-up decente, guardabile, e nello stesso tempo vi parlo. E niente, quindi detto questo, io adesso vado di là, mi levo i capelli perché mi vergogno di farlo qui davanti a voi, e poi dormo e cominciamo col trucco.